Le ragazze sono state straordinarie, ma sicuramente questo risultato di oggi è il frutto di questi 3 anni di lavoro, anche perché ritengo, come dico sempre, che dalle sconfitte poi nascono le vittorie più belle, perché ci abbiamo sempre creduto quest'anno, ma questa vittoria sicuramente parte da lontano e non so, non ho parole per ringraziare tutte le ragazze che sono state splendide, che mi hanno sopportato per tutto l'anno e che si sono impegnate sempre, il presidente Marco, lo staff, ora non dico nomi perché sennò me ne dimenticherei qualcuno, però siamo veramente molto felici. Un percorso netto quello del Dossobuono tra regular season e finals qui a Chieti, 20 vittorie ed una sola sconfitta, quella con il Brune, ecco, ormai passata del dimenticatoio. Questa è Ilaria, naturalmente, va bene, ok. Allora, dicevamo, sì, anche perché sicuramente lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte e in campo si scende sempre affrontando un avversario che vuole vincere quanto noi. Il Brune che è una buona squadra e c'è stata solo questa sconfitta che sì, in effetti adesso non ricordavo neanche molto, però ecco, quello che dicevo anche alle ragazze prima della partita, la cosa molto bella per me è stata vedere la magia che c'era in questi giorni tra di loro, erano tutte determinate, tutte concentrate e tutte insieme sembravamo una cosa sola che voleva un unico obiettivo. La ciliegina sulla torta, la conquista di questa Coppa Italia questa sera. Sì, perché non nego che comunque ritrovare le energie psicofisiche dopo 4 partite in 4 giorni non è per niente facile, però le ragazze hanno dimostrato di essere pronte, di essere preparate e soprattutto di voler raggiungere questo risultato. È assolutamente onore al Paceco che è una buonissima squadra che ci ha dato del filo da torcere fino alla fine, però sono molto molto soddisfatta di queste finals. Sapevamo che saremmo arrivati a questa partita alla fine un po' stremate, proprio con le ragazze abbiamo parlato di queste cose. Sì, il nostro obiettivo era salire in A1. Il primo anno era un obiettivo molto grosso, ambizioso e per niente scontato, per niente facile. Per cui ci siamo ritrovate per mille problematiche ad arrivare qui con una rosa, diciamo, un pochino corta e quindi la gestione è stata molto importante e di questo sono molto contenta. Insomma, con lo staff abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso perché le ragazze hanno tenuto molto bene il campo nonostante la panchina abbastanza limitata. E poi è ovvio, ci provi, ci sta, però va bene così, cioè veramente oggi era un di più, sarebbe stata la ciliegina, ovviamente se fosse arrivata saremmo state felici, ma va bene così, bisogna essere anche realisti e loro sono state più brave, giusto così. Un percorso netto quello di Paceco tra la regular season, la fase d'orologio, poi le final eight qui, insomma, cioè, bene o male insomma, è stato un cammino molto costante per questa squadra che puntava a vincerlo questo campionato. Sì, però cioè, non è stato proprio tutto così semplice, ok? Infatti mi ha fatto piacere in questi giorni ricevere i complimenti da parte degli allenatori di Siracusa e di Conversano, che saluto, con i quali ci siamo trovati veramente a fare delle battaglie belle, molto belle, molto sentite, molto sportive. Ed è bello anche che nel momento in cui c'è stata la sconfitta da parte loro è scattato il tifo nei nostri confronti. Per cui è veramente c'è il rammarico che soprattutto Conversano, ma anche Siracusa, insomma, che non abbiano potuto arrivare qua. Ma fatemelo dire da ragazza del nord che lavora al sud, per dire che comunque a discapito di quello che tante volte si dice, i gironi del sud sono più semplici, no, non è così. Perché noi abbiamo fatto veramente tanta fatica con loro per arrivare primi nel nostro girone, ok? E una volta arrivati qui siamo riusciti ad arrivare in finale, quindi onore al sud.
A proposito di Sud, l'anno prossimo nella Serie 1 femminile la Sicilia troverà ben due realtà, tra l'altro divise soltanto da 13 chilometri, siete vicinissimi voi ed Erice. Sì, sì. Diciamo, noi le chiamiamo un po' le nostre sorelle più grandi, perché ovviamente sono più brave, più forti. E quindi bene, se si potrà arrivare a un derby fra cugine sarà solo una cosa molto bella per la Sicilia, sicuramente.